La battaglia più difficile non è quella con il cliente, non è quella con la tua concorrenza, non è quella con i social media. La battaglia più difficile è quella che devi vincere contro te stesso. E quando ti svegli la mattina e decidi cosa fare durante la giornata, sei in battaglia con te stesso. Cosa farai oggi? Lavorerai sul tuo futuro? Lavorerai sui tuoi sogni? E a lungo termine? O sceglierai l'instant gratification? Sceglierai quello che ti fa stare bene nel momento? Quando ero all'inizio, mi ricordo che spesso rifiutavo di uscire con altre persone. Mi invitavano: Andrei, vieni fuori, Andrei, esci con noi. E dicevano: no, oggi voglio lavorare, stasera lavoro fino a tardi, non voglio andare a spaccarmi perché il giorno dopo voglio ricominciare, voglio continuare a lavorare. Dai, ma perché sei così? Ma guarda come sei esagerato. Sono voci che ti entrano nella testa e che tu senti e risenti on fucking repeat. Sei tu che permetti a queste voci di impedirti di fare quello che vorresti fare, di essere sicuro di te stesso. Sono tutti talmente deboli. Basta un po' di disciplina, basta un po' di sapersi autoconvincere ad agire e starai automaticamente meglio di 90% delle persone. Il fatto che tu sei giovane è un vantaggio enorme, stai partendo da zero. Se tu perdi, cosa cazzo stai perdendo? Hai davanti una strada che può andare solo avanti. O hai talmente paura di quello che pensano gli altri che non vuoi accettare qual è la tua vera passione, perché chissà cosa pensa quel coglione, chissà cosa pensano i tuoi genitori, chissà come reagiscono. Ma quello che posso dirti per esperienza è che una volta che ce la fai, tutti ti chiederanno come hai fatto. C'era un'intervista in cui Jordan Peterson, uno psicologo canadese, diceva questo: al posto di guardare gli altri e metterti a confronto con loro, mettere la tua vita, i tuoi risultati a confronto con quello degli altri, dovresti mettere i tuoi risultati a confronto con i tuoi risultati. Ovvero che ciò che tu stai facendo oggi devi metterlo a confronto con quello che facevi ieri. Ogni giorno il tuo obiettivo non è essere meglio di Marco, di Roberto, del tuo competitor, degli altri influencer. Il tuo unico obiettivo è essere meglio di quello che eri ieri. È una battaglia con te stesso. E fino a quando non decidi di prendere il controllo di questa cosa, continuerai a vivere in questo loop di frustrazione, di mancanza di soddisfazione e felicità, semplicemente perché lasci che gli altri parlino al posto tuo e parlino per te. Piccolo messaggio, spero che apprezziate.